Ciao a tutti, allora nel video di oggi faccio vedere alcuni acquisti che ho fatto nel mese di fine ottobre, inizio novembre, o comunque nel periodo fino a tutto novembre, fino a ottobre. L'ultimo video che avevo fatto, se non erro, è quello degli acquisti fatti a Londra, quindi già anche prima di partire per Londra avevo fatto qualche acquisto. Allora, c'è un po' di tutto, vi avverto. Ci sono un sacco di cose, dalle calze al beauty, un po' di tutto. Voglio essere più breve e più veloce possibile. Allora, Calzedonia. Calzedonia, ho acquistato, vedete, queste calze qua, non so se dalla telecamera si vedono, sono velate, nere, però non è il velato quello che con tipo con le unghie quando si tira su si rompe subito, è un velato abbastanza resistente. Nero con i pois di velluto blu, queste sono carinissime secondo me. E queste vengono 14,95, quindi non poco. Io ho preso la taglia 1L perché la M l'ha presa una mia amica e le andavano, che è tipo alta quanto me, io sono 1,78 e le andavano veramente, veramente corte, soprattutto di lunghezza, quindi vi consiglio se siete alte di prendere una taglia sopra perché vestono pochissimo, sono pochissimo elasticizzate. Quindi ho preso una taglia L, queste vengono 14,95. Poi, sempre da Calzedonia, ho voluto provare sotto consiglio delle mie amiche le shaping modellanti, cioè il collant push-up coprente. Ho preso il coprente, però c'è anche il velato. La figurina è questa qua. Ci sono di tre opzioni, diciamo. Una è questa qua, lo shaping modellante. Poi c'è quello per la pancia piatta, diciamo, e quello per la circolazione delle gambe. Io ho voluto provare queste, allora vi dico che ho preso una terza, cioè una M, che va benissimo, perché queste vengono 9,95. Poi ci sono anche altri colori, io ho preso il nero. E sono praticamente calze normalissime, quelle di Calzedonia invernali, di più pesanti. Il problema, cioè il problema, cambia soltanto il fatto che nella parte, questa è davanti, nella parte, quindi diciamo da qua, da un pezzettino della coscia, fin qua sulla pancia e la parte dietro, c'è cioè proprio la forma del sedere. E vi dico, questa è una M, sono minuscole, quindi per entrarci dentro dovete fare la sauna, però sono una figata, io ve le consiglio, se non le avete mai provate, sono veramente fighe perché, cioè, vi sembra proprio, ci state meglio voi, insomma. E poi un altro paio che ho preso, che non mi ricordo adesso il prezzo, però, vediamo, so dove l'ho messo, non mi ricordo adesso il prezzo. Sono queste qua che sono una specie di leggings, tra virgolette, però sono calze, sono pochissimo elasticizzate, hanno questa trama di pizzo qua, le hanno fatte anche lo scorso anno, sono, penso ormai siano continuative, sono belline un sacco secondo me. E questo è il dietro, nel dietro ci sono queste le due righe e sono semplicissime, sono questi. Sono poco elasticizzate quindi. Io ho preso una M, mi vanno molto 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 precise, soprattutto di lunghezza, però sono molto carine, ve le consiglio se vi piacciono, se vi piace il genere. Poi passiamo ad ASOS, ho fatto un acquisto qualche giorno fa perché c'erano un po' di sconti, non so se avete visto, c'erano i look party al meno 30%. E quindi ovviamente mi sono lasciata prendere dalla mano perché ultimamente mi sono fissata con vestitini, bustini, gonnelline, tutta sta roba qua e quindi infatti vedrete solo bustini e quant'altro. E ho acquistato questa cintura qua che ha questa trama a scacchi bianco e nera, molto fine, carinissima da mettere in vita alta e di ASOS e questa mi pare l'ho pagata sui 5 euro, 4 euro e qualcosa. Comunque con quelli di ASOS vi lascio tutti i link sotto, almeno saprete il prezzo con precisione. Questa è molto molto carina. Poi ho acquistato, era scontata, sempre scontata, costava questo bustino un po' sadomaso che secondo me è una figata. Non so se lo trovate più perché ce n'erano pochissimi disponibili. Io ho preso una 12. La marca è. Mi andava anche una 10, sinceramente, quindi se veste leggermente grande. La marca è Jovonista, non so come si dice, questo qua con la donnina. Comunque, sempre su ASOS. E vi lascio il link qua sotto. Ed è questo bustino nero, proprio sadomaso.
Era una figata, secondo me. Con la zip sul davanti, ha le bretelline qua che si possono regolare e la parte dietro è fatta elasticizzata con questi tre elastici qua. Quindi, essendo elasticizzato, viene abbastanza e per esempio a me la 12, che la 12 sarebbe una 44, mi va un po' larghetta. Però, sempre su ASOS ho preso questo top che è carinissimo, mi piace un sacco, e anche di questo ho preso una 12 ed è tutto di pizzo nero con il scollo a barchetta, quindi c'ha la manichina che sta così, con la mezza manichina, corto o nero di pizzo semplicissimo con un reggiseno anche a fascia sotto. Questo è molto molto carino, il prezzo non me lo ricordo, vi lascio il link qua sotto, mi pare su 10 euro. Poi, sempre su ASOS, ho acquistato questa borsa che adoro, adoro, veramente me ne sono innamorata. Secondo me è una figata. C'è scritto Hotter Than You. E boh, è fighissima. Quindi, una clutch semplicissima, nera con la zip dorata, molto, molto ampia. Dentro ci sono delle taschine, c'è anche una zip, quindi è fatta abbastanza bene. La marca è di ASOS. E vi lascio il link qua sotto, l'ho trovata scontata perché è dell'ultima collezione. Proprio della collezione di adesso, però comunque il prezzo iniziale mi pare non sia bassissimo, però l'ho pagata su 25 scontata. Poi ho preso da H&M l'altro giorno, sono state, ho preso questa gonna che ho già nera semplicissima, l'ho voluto prendere anche nera di pizzo, questa qua a vita alta con l'elastico in vita e poi svolazzante. E questa ho preso una taglia, una M, e c'era XSSML, e questa costa 19,95 della linea Divided, molto molto carina. Poi altri acquisti, sempre da H&M, ho preso però diverso tempo fa questo, comunque lo faccio vedere adesso, questo non c'entra niente, andiamo via. Sempre bustini, preparatevi perché è tutto un bustino, questo qua che è stupendo, mi piace un sacco, ancora non l'ho messo, e ha questo inserto di pelle sul davanti con la zip e poi tutto in jeans però elasticizzato perché dietro ha anche la banda elasticizzata con i laccetti che si possono stringere e allungare, della linea è il Divided e niente, ho preso una 40 che sarebbe una 44 e questo è 19, viene 19,95, questa è la linea. Poi, questo è carinissimo. Un altro top corto, che ormai è la mia fissa, sono i top corti. Questo non mi ricordo il prezzo, mi pare venga meno, non mi ricordo però quanto, e non ho, sì, forse ho lo scontrino. 14,95? Penso 14,95. Ed è questo top qua, con le spalline così elasticizzate. Ed è poi corto, semplicissimo sul davanti, mentre sul dietro ha la zip, sempre la spallina elasticizzata, ha la zip e ha le bande elasticizzate qua dietro. La taglia ho preso una 38 perché la 40 non c'era, mi va leggermente precisa, però penso comunque giusto. Poi, sempre da H&M, ho acquistato questo top. Questa maglia, che era mi pare di una collezione di Divided, cioè non so perché al cartellino dorato era una collezione tipo un'edizione particolare, punk, non so cosa hanno fatto. Ed è questo top qua, che qui è velato, poi c'è scritto Vive le Punk, e dietro ha la zip ed è tutto, nella parte sotto è velato, il contrario che il davanti, nella parte sopra è di maglina con la zip. Per me è molto carino, io questo ho preso una M. È carino perché come vestibilità è molto morbido, molto 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 carino. Poi passiamo a Zara. Passiamo a Zara. Da Zara ho acquistato questo maglione che la taglia è una M, questo cardigan questo qua intrecciato, con tutte queste trecce, ci sono un po' di capelli, con tutte queste trecce sul davanti e anche le taschine in fondo. La manichina è risvoltata alla fine. È un cardigan semplicissimo, aperto sul davanti, di lana abbastanza grossa. È di Zara Knight, quindi penso la linea normale. Insomma, io ho preso un M, cioè SML, e questo viene 49,95, quindi non poco, però
carino, comunque uno di quei maglioncini d'inverno si porta un sacco. Poi sempre da Zara ho acquistato questa camicetta qua, nera, con tutti questi fiorellini sul rosso, molto 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 carina, con lo scollettino così con i bottoncini, la manichina che si può risvoltare, l'unghietta da portare tipo sui leggings, sui pantaloni, dove volete voi, tutta trasparentina. La taglia ha preso una M e l'ho pagata 39,95. Poi ultime cose, sempre da H&M ho preso questo abitino, molto carino secondo me. Questo, allora, la taglia è un M, della linea sempre Divided, e l'ho pagato 19,95, quindi pochino. Poi ce n'è anche un altro che adesso non ho, perché ho messo a lavare, perché ho già indossato, che quello viene 9,95, davvero carinissimo. Ve lo farò vedere magari nel prossimo video. E è praticamente con la manichina a mezza manica, qua sul davanti con questo motivo qua, qua tutto trasparentino, e poi va giù a skater. E dietro è tutto tutto di pizzo, molto 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 carino, tutto trasparente di pizzo con la zip, molto molto carino davvero. E ultimo vestito, praticamente solo cose per andare a ballare o comunque da sera. Ultimo vestito che mi sono innamorata, costa un botto veramente, però ero con mia mamma e niente, non mi pare su... quasi 100 euro, ma non vuol dire una cazzata, però non mi ricordo, 69, non, costa veramente tanto questo. Ora l'etichetta l'ho tolta, sì. Comunque taglia ho preso una M, e è questo vestito meraviglioso secondo me, poi vabbè, che ha questo scollo a V, qua tipo top con l'apertura, quindi sarebbe tipo un top con la gonna, e poi la parte sotto ha la gonna un po' più aperta, più svasata con le zip, e mentre la parte dietro è tutta unita con questa zip lunga fino in fondo. È veramente una figata, secondo me è stupenda, addosso sta veramente veramente bene, bellissimo, ma anche il materiale è bello comunque, non è vestitino di H&M comunque. Poi basta, penso di aver finito. Ah, un'altra cosa che volevo farvi vedere e volevo consigliarvi di acquistare perché a me è piaciuta un sacco è questo rossetto matte. Se trovo il prezzo, mi pare 14 euro ed è della Sephora. C'è scritto: allora, il numero è il numero 3 e c'è scritto Rouge Velouté Sans Transfert. Cream Lip Stain, vabbè, è tipo il pennellino è questo qua, e è un rosso matte, cioè sono quelle vernici che adesso vanno un sacco, per esempio quelle di Yves Saint Laurent, sono quelle vernici che durano veramente tanto. Io l'ho provata, ci ho mangiato e è durata, e la sera dopo tipo 5 ore ce l'avevo tutto, ce l'avevo ancora, quindi dura veramente tantissimo. Della Sephora l'hanno fatte e sono tutti dei colori matte, quindi opachi, sono bellissimi. A me questo rosso mi è piaciuto tantissimo. Io ve lo consiglio, se stai cercando una cosa del genere, questo è il numero 3. E basta, finito. Quindi spero che il mio haul vi sia piaciuto. Un bacione, a presto.